Buongiorno amici, per la playlist sicurezza, security, eccetera. Oggi voglio farvi un video in cui vi racconto un aneddoto che tocca l'argomento del social engineering, che secondo me è uno degli argomenti più interessanti, più belli, perché fanno leva sulle debolezze dell'uomo, su quelle, diciamo che in un mondo sempre più tecnologico, digitalizzato, dove ci sono tutti questi processi, queste telecamere, questi badge, questi QR code. Alla fine della fiera, il punto debole resta sempre l'uomo, l'operatore, la persona che è responsabile di fare determinate scelte, dare accessi, dare permessi a determinate persone. Quindi è molto interessante come appunto il social engineering sia forse il rischio più alto che un'azienda, una società possano dover affrontare, perché appunto l'uomo è l'anello debole, mentre un computer, una macchina, segue degli algoritmi, non ha emozioni, non è in grado di farsi convincere, cioè una cosa o è bianca o è nera. Non è che ci sono argomentazioni, eccezioni, mentre le persone sono influenzabili, sono fregabili. Quindi social engineering, se vi prendo la definizione che trovo su internet, dice nel contesto dell'information security è l'utilizzo della deception, quindi le tecniche di deception, cercatevelo sul dizionario, e di manipolazione, manipolare gli individui al fine di farsi divulgare informazioni confidenziali o personali che possono essere usate per scopi fraudolenti. Mi viene da dire che social engineering non è solo quello, ma è anche magari figurarsi come qualcuno che non si è e ricevere accesso a siti, edifici o location che diversamente non sono accessibili al pubblico, per esempio. Social engineering è tutto ciò che è manipolazione e che manipolando e convincendo, fregando la persona che ci si trova davanti o al di là di uno schermo, possono portare a un attacco o a una violazione di informazioni personali o di siti sensibili, ecco. Ma andiamo al punto, all'aneddoto che volevo raccontarvi, che una volta l'avrete sentito direte, vabbè, è la solita storia denunciata da Striscia la Notizia. Il fatto è che quando lo sentite di persona, che succede a un vostro vicino di casa nella bella Italia, fa ancora più impressione. Praticamente è successo questo, una mia vicina di casa dei miei genitori, mettiamola così, una persona di 70 anni che vive da sola e che sta in una bella casa, e di certo una persona che non la conosce può pensare che abbia una discreta situazione economica. Non è miliardaria, ma di certo non sta male. Un pensionato che sta bene, ecco. E quindi potenzialmente potrebbe avere degli averi, dei possedimenti interessanti, magari messi nel materasso, nell'armadio, chiusi da qualche parte. Ok, quindi questa persona è stata vittima di una truffa notevole perché le hanno suonato la porta di giorno. Sono arrivati due tizi con una uniforme, forse di quelle gialle, da incidente stradale, comunque con qualcosa che ricordava l'Enel, o sì, penso fosse l'Enel. Si sono spacciati per tecnici del gas. E hanno suonato e hanno detto: signora, signora, siamo stati mandati qui dall'Enel perché siamo stati notificati che c'è una fuga di gas pericolosissima e vogliamo appunto verificare questa situazione e assicurarci che nel caso appunto prendere determinate necessarie contromisure e assicurarci che nessuno rischi la vita perché una fuga di gas è pericolosissima. Quindi questa signora presa dal panico, ma gli hanno fatto vedere i tesserini stampati chissà dove, siamo dell'Enel col tesserino, tipo. Gli ha aperto, questi due sono entrati, le ha fatti entrare, e cosa hanno fatto? Sono andati probabilmente in cucina, e uno dei due ha spruzzato, molto probabilmente con una bomboletta, del gas, e a quel punto ovviamente ha detto: senti signora che odore, lo sente? E c'era odore di gas, perché uno dei due deve aver spruzzato qualcosa, aver rilasciato qualcosa nell'aria. Quindi la signora si è spaventata, ha creduto a questi due che c'era veramente una fuga di gas. E allora loro gli hanno detto: ok, signora, guardi, l'odore di gas è forte, si vede che c'è,
Probabilmente avrebbero anche potuto portarsi un sensore, aver fatto finta che il sensore rilevava la presenza di gas. Anche questo potrebbero averlo fatto. Se non l'hanno fatto, glielo consiglio per la prossima rapina. E gli hanno detto: beh, signora, prenda quello che per lei è caro, quello che ha di prezioso, e usciamo subito dalla casa perché è pericolosissimo. Dobbiamo chiamare, non lo so, l'ufficio e chiudere il gas e assicurarci che qua non salti per aria tutto. E gliel'hanno detto ovviamente in due, con l'autorità dei tecnici dell'ENI, dell'ENEL, che stai rischiando la vita. La signora si è spaventata, ha detto: ok, vado. È andata probabilmente in camera da letto, da qualche parte, ha preso una scatola con i suoi averi, sotto consiglio di questi questi benefattori. E appena l'hanno rivista, le è suonato il telefono di casa. Stranamente, qualcuno ha chiamato il numero, lei è andata a rispondere al telefono e questi hanno preso la valigetta, la scatoletta e sono scappati. Si sono dileguati con tutti i suoi averi più importanti. Fine. Semplice. Questa è notevole, se ci pensate è notevole, quindi che dire, social engineering di alto livello, tutto questo è successo di giorno, due persone. Non hanno neanche fatto violenza. Le hanno fatto suonare il telefono, lei è andata a rispondere, hanno preso la cosa e sono scappati. Lei si è girata e non c'erano più. Via! Fuga di gas. Geniale, no? Quindi questo. Quindi, ovviamente è facile dire: ma una signora anziana, una tontolona, l'hanno fregata. E vorrei vedere anche qualcun altro che magari più giovane, che gli suona la porta, due persone che in uniforme. E ti mettono ansia, ti dicono: c'è un'emergenza, c'è una cosa. Tu magari sei su di pensiero, stai pensando altro, sei in pianto a fare altro, dici: cavolo, li faccio entrare, vediamo cos'è. Ti mettono ansia, ti raccontano un po' di stronzate, poi ti dicono: prendi quello che hai di valore e usciamo. Tu lo prendi e poi ti rubano tutto. Madonna. Quindi questo era per raccontarvi questa storiella che voi dovreste appunto condividere con i vostri amici, i vostri conoscenti, perché non è la prima volta che si sente di gente che si spaccia per carabinieri, tecnici del gas, dell'elettricità, che suonano la porta, specialmente degli anziani, e li fregano. Che dire, che bastardi. Ma coi tempi che corrono, quindi purtroppo non ci si può fidare proprio di nessuno. Spero che vi sia risultato interessante. Iscrivetevi al canale, raccontate se avete storie simili che avete sentito. Perché è sempre bello condividere storie e situazioni, perché poi si sa mai che noi potremmo essere le prossime vittime di queste truffe. Ci vediamo alla prossima, state attenti. Ciao!